Saluti a tutti gli ascoltatori di Libri.tv, siamo qui con i due autori di un libro che ha riempito la serata al Palazzo Ferraioli di Roma. Il titolo del libro è Dopoguerra, sottotitolo Gli italiani fra speranze e disillusioni, 1945-1947, un libro che racconta la storia del nostro paese dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e i mesi successivi che hanno segnato poi la storia d'Italia per gli anni a seguire. Qui alla mia destra ho uno degli autori, Mario Avagliano, e volevo chiedere come è nata l'idea di questo libro, perché voi avevate già scritto un libro sul 48, come mai l'idea di tornare indietro invece di andare avanti nel racconto? È perché studiando il 1948 naturalmente abbiamo approfondito anche gli anni che venivano prima del 48, non c'è 48 senza la liberazione, senza quello che è accaduto negli anni precedenti, senza l'assemblea costituente, senza il referendum tra monarchia e repubblica, ma anche senza quello spirito di rinascita, di ricostruzione che aveva caratterizzato gli italiani e che portò poi al grande appuntamento elettorale del 1948. Anzitutto complimenti per il libro, dall'altro abbiamo potuto ascoltare, grazie alla presenza di attrici, alcuni brani, alcuni passaggi che sono sicuramente coinvolgenti. Allora volevo chiedere invece a Marco Palmieri, come avete fatto a scrivere in due, nel senso che in genere si scrivono in due le sceneggiature, no, per i film, e ascoltando la lettura di alcuni brani ho pensato di ascoltare quasi la sceneggiatura di un film. Come avete fatto a scrivere in due qualcosa che comunque è caratterizzato da questo taglio un po' cinematografico? Io e Mario scriviamo insieme ormai da una decina d'anni e questo è il nono, decimo libro, e quindi siamo ormai una coppia estremamente rodata. Quello che qui ci aiuta fondamentalmente è il valore della ricerca storica sottostante, che parla da sola, nel senso che abbiamo raccolto documenti che sono diari, lettere, documenti burocratici, rapporti di polizia, giornali e quant'altro, che sostanzialmente ci ha consentito di riscoprire le caratteristiche di quel periodo, un periodo dai tanti volti, un'Italia che esce in macerie dalla guerra ma che ha una grandissima voglia di rinascere e di avviare la ricostruzione, e questi documenti ci hanno messo in condizione poi di scrivere questa storia facendo parlare molto le fonti. Quindi il rigore di questa ricerca unito a una scrittura che aiuta a rileggere questo periodo sicuramente è il metodo che abbiamo utilizzato. Infatti leggendo alcuni passi del libro, anche se è un libro storico, perché è un libro storico, quindi ha la puntualità della raccolta delle fonti, anche dei brani musicali, che è la cosa che mi è rimasta maggiormente impressa, ma soprattutto Miss Italia ed altri aspetti che sono emersi durante la serata, pur avendo questo rigore storico è un libro che si legge come un romanzo, cioè quasi come una storia, ripeto, di una sceneggiatura cinematografica, quindi penso che i lettori possano divorarlo, come è stato detto, cioè leggerlo tutto d'un fiato. E volevo chiedere, qual è il messaggio a Mario Avagliano, qual è il messaggio che il libro vuole dare al lettore di oggi? Qual è il messaggio di questo libro per il presente, per l'attualità? Il messaggio è che anche quando si esce da una guerra, dalle macerie, dai bombardamenti, si può rinascere. Gli italiani dell'epoca lo seppero fare e anche noi dobbiamo imparare dai nostri genitori, dai nostri nonni, che un'Italia ancora migliore, ancora più bella, ancora più forte, la possiamo costruire tutti insieme. Quindi un libro di speranze e di speranza, e però c'è Lucio Villari che alla presentazione ha detto non parlerei tanto di disillusioni ma di illusioni, no? Invece volevo chiedere a Marco Palmieri, quali sono le disillusioni di quegli anni del 45, 46, 47 che gli italiani vivono? Intanto va detto che è un paese che esce da una guerra anche con tante divisioni. C'è la divisione tra i monarchici e i repubblicani che si confrontano in un referendum serratissimo e che verrà risolto per una manciata di voti e con tante polemiche, addirittura con il rischio del ricorso alle armi. C'è il contrasto tra gli antifascisti e il neofascismo che in qualche modo risorge, c'è il contrasto tra i laici e i cattolici, i comunisti e gli anticomunisti.
E sicuramente le parti che in qualche modo si confrontano sono parti che dal loro punto di vista vivono anche delle speranze tradite rispetto a ciò che era stato nel periodo precedente l'ideale per il quale avevano combattuto, ed è appunto una disillusione che viene dall'evolversi degli eventi, ma è una disillusione che si inquadra, come dice il titolo, nel quadro più generale di questo dopoguerra, che però ci racconta di un'Italia che ha una straordinaria forza di uscire in ginocchio dalla guerra civile e dalla dittatura e di rinascere nella democrazia, nella libertà e nella prosperità di un periodo, quello successivo del boom economico, che poi ha le sue radici proprio in questo dopoguerra dal 45 al 47. Se lei, Mario Avagliano, dovesse consigliare questo libro a un tipo di lettore, no? A chi lo consiglierebbe soprattutto? Ma io credo che sia davvero un libro per tutti, perché è scritto in maniera semplice, perché è vero, ci sono tante note storiche, ma sono poste alla fine del libro, proprio perché possono interessare gli addetti ai lavori, ma ciò che può interessare il lettore comune è la storia di quel periodo, che è una storia che lo riguarda direttamente, perché scopre che canzoni che sente ogni giorno, che sente alla radio, sono canzoni che parlano di quel periodo, scopre che tanti cinema che ha visto, tanti film che ha visto in TV parlano di quel periodo, e quindi è davvero un modo per riscoprire le radici dell'Italia. E allora volevo chiedere a Marco Palmieri, c'è una presenza femminile, della femminilità all'interno del libro, a cominciare dalla copertina. Allora, perché consigliare questo libro alle donne di oggi? Ma le donne sono un fattore centrale di questo libro, perché escono dalla guerra, ma se vogliamo anche dal periodo precedente della dittatura, oltre appunto, dicevo, dalla guerra e dalla resistenza, con un nuovo ruolo nella società, perché con gli uomini al fronte le donne hanno preso in mano la gestione delle attività che gli uomini non potevano più fare, perché appunto erano stati inviati al fronte. Le donne partecipano alla resistenza non solo con il ruolo di staffette, che è estremamente noto, ma anche come combattenti della resistenza. Le donne si presentano all'immediato dopoguerra con il primo appuntamento con il voto, che fu sicuramente con le prime elezioni per il Parlamento, ma prima ancora anche con le amministrative, e partecipano in massa. Quindi è una generazione che sicuramente affronta il dopoguerra con una partecipazione alla vita sociale, economica, politica del Paese assolutamente straordinaria. Quindi il ruolo delle donne rimane un ruolo, da quel momento in poi, assolutamente centrale. E infatti resta emblematica anche la data del 2 giugno 46, perché è proprio la data del suffragio universale, le donne in tutta Italia votano per la prima volta, anche se c'erano state le amministrative precedenti, però soltanto in alcuni comuni. Quindi è proprio la data del 2 giugno 46, referendum a monarchia repubblica, che vede le donne protagoniste, forse anche nella, diciamo, nel pilotare il passaggio dalla monarchia repubblica, dal vecchio mondo a una nuova epoca che si apriva, con la voglia di danzare, come è stato detto. Personalmente, insegnando anche al liceo, insegnando lettere e storia al liceo, vorrei consigliare questo libro a tutti gli studenti, soprattutto dell'ultimo anno, chi ha gli esami di Stato, perché è un libro che ripercorre la storia del nostro paese e ci fa vedere e conoscere quello che rischiamo di dimenticare rispetto a un'attualità che spesso soffre del sonno della memoria. Quindi a tutti gli studenti di leggere questo libro Dopoguerra di Mario Avagliano e Marco Palmieri. Un saluto e ringrazio gli autori per la presenza, e un saluto a Liberi.tv e a tutti i telespettatori.